In diretta dal Salone Internazionale del Libro di Torino, nello spazio Book Sprint Edizioni, diamo il benvenuto a Karin Bertagnolli. Buongiorno. Buongiorno a te. Morsa, il romanzo che scriverà la nostra Karin, è un romanzo molto molto particolare. Io vi preannuncio che proveremo adesso a darvi qualche input in più, perché chi ovviamente lo avrà tra le mani e potrà leggere la trama, in realtà dietro non leggerà moltissimo, cioè nel senso leggerà, ma diciamo che secondo me c'è molto di più di interessante che possiamo dire noi adesso rispetto anche a quello che potremo leggere in quelle due righe dietro, quindi seguiteci con attenzione perché è molto molto intricata la trama. Allora, cominciamo con questo nostro scrittore. È uno scrittore, dico bene? È uno scrittore, sì. La peculiarità del romanzo è che l'io narrante in realtà è un uomo, mentre io sono una donna, cioè l'ho scritto spacciandomi per un uomo. Per un uomo. Che è un autore in crisi, diciamo, creativa. Lui viene da Bologna, è in crisi creativa e decide di trasferirsi in Alto Adige, terra di saghe e leggende, sperando che le montagne, i paesaggi lo ispirino. E non succede questo, non trova l'ispirazione, ma trova una donna che gli sembra di conoscere da una vita e anche lei stessa reagisce come se lo conoscesse. Tant'è che lui alla fine si trasferisce a casa di questa donna, che ha un castelletto sul lago di Monticolo. Appena lui entra in questo castelletto, incomincia a avere dei sogni a puntate, dei flashback, delle visioni, che lo portano a rivivere vite passate, quindi spaziando dal Medioevo fino all'America dei Figli del Fiori, tornando indietro nel tempo a Londra del 1888, dove scopriremo la vera fine di Jack lo Squartatore, e passando tramite Versailles, facendo una gitarella sulla Mayflower e un'altra sul Titanic. Quindi un escurso spazio-temporale che lascia un po' di caos nella testa di questo autore, che non capisce se la sua fantasia da autore si sta risvegliando o se lui sta impazzendo o cosa gli sta succedendo esatto. In questo momento. Non capisce come mai all'improvviso rivive mille vite diverse, in mille epoche diverse, e soprattutto anche lui cambia il suo aspetto a seconda ogni volta della circostanza in cui si trova e dell'epoca in cui si trova. Diciamo che questa cosa gli crea una certa confusione. E come dicevamo, non è solo, c'è una donna lì con lui. Sì, lei non cambia, lei in tutte le vite è sempre uguale, anche questo lo sconcerta non poco, perché lui addirittura in una delle sue vite passate si trova a essere uno schiavo afroamericano e lei è sempre lì, in tutte le sue vite lei è sempre lì. E lui proprio non capisce come mai ha questi sogni puntati, poi trova degli spunti, accenni al Medioevo, Piazza Walter col menestrello, dei libri in casa sua, lei è una antiquaria, quindi ha molti mobili antichi, molti libri antichi, e su tutta questa situazione aleggia sempre un lupo. Che funzione ha questo lupo? Scopriremo leggendo. Il lupo c'è in tutte le situazioni. In un modo o nell'altro? In un modo o nell'altro salta fuori il lupo, anche solo sotto forma di un portachiavi o di una capasogni, però il lupo salterà sempre fuori. E su tutti loro aleggia anche il cattivo della situazione, che è l'unico riconoscibile con un nome, e si chiama Bernardo Benedicto. E inizia, diciamo, la sua attività di persecutoria come inquisitore della Santa Inquisizione. Infatti, lei, in una delle visioni del nostro autore, viene accusata di stregoneria. Addirittura. Addirittura. Insomma, sono tante le vite che vivono, sono sempre in fuga perché c'è sempre qualcuno che gli vuole proprio fare le penne, come si suol sempre dire. Sempre lui, sempre Bernardo, sempre lo stesso. E c'è sempre lei e sempre questo lupo che è quasi come un amuleto. Che sì, il lupo è una parte positiva del libro, il lupo porta bene. E poi io in realtà avevo notato particolarmente, come del resto avranno fatto tutti, il titolo. Il titolo Morsa. Il titolo è un gioco di parole. In realtà l'ha scelto mio figlio, perché quando lo scrivevo gli raccontavo di tanto in tanto la trama, come procedeva. E il titolo l'ha scelto lui. Fa, guarda, l'unico titolo che puoi dare a questo libro è Morsa, che ha un doppio significato. Viene da mordere, ma non solo. È anche un attrezzo. La morsa è un attrezzo nel quale vengono stretti degli attrezzi, viene stretto il legno per essere tagliato. Quindi loro tre
sono stretti in una morsa, sono stretti in una situazione dalla quale sembra non ci sia uscita. Quindi tutte le vite riportano sempre alla stessa finale, il protagonista morirà sempre di morte violenta, ma forse nell'ultima vita, adesso nel presente, potrebbe esserci un cambiamento, non lo sappiamo ancora. Infatti anche perché adesso che fa? Scappa oppure affronta? Anche perché la cosa bella è che vivendo tutte queste vite, in quel momento, un po' te l'aspetti, dici, caspiterina, se in ogni vita succede questo, e adesso che cosa sta per accadere? Sei lì lì che te l'aspetti, dici, sta per accadere qualcosa, il campanello d'allarme sta suonando. Ma e di questo quindi è consapevole dovrà solo fare qualcosa. Lei. Di questo è consapevole solo lei, perché lui, in tutti i suoi ricordi, non arriva mai fino al punto della morte in quella vita. I suoi ricordi si fermano sempre un attimo prima. Solo verso la fine del libro lui incomincia a capire che ci sono state delle morti violente. Veramente molto particolare, anche perché lui non è che lo vive solo nei sogni, perché alle volte lui si sveglia ed è come se avesse una sorta di allucinazioni, perché rivede un'altra vita, che ne so, nel fuoco. Sì, per esempio lui nel fuoco, nelle fiamme del caminetto, vede la nave che avanza ed è la Mayflower, e in quel momento viene proiettato sulla Mayflower e sulla situazione che viveva in quel periodo. Io continuamente ho paura di dire troppo perché non vorrei bruciare il libro. Però devo dire la verità, mi ha talmente trascinata con questo racconto che mi sembra proprio come se lo stessi vivendo, no? Ti sembra di essere lì come se stessi guardando un film e stessi vivendo tu stessa il racconto in prima persona lì con loro. Per cui assolutamente da leggere, prima di tutto, perché bisogna proprio farsi coinvolgere e bisogna vedere dove va a finire, perché è quello il punto, dove va a finire. Morsa, che vediamo qui, veramente strepitoso, tu lo hai scritto tra l'altro, tra un allenamento e l'altro. Sì, tra un allenamento e l'altro di mio figlio, perché... diciamo, nei tempi morti, che erano circa un'oretta ogni volta, non mi valeva la pena tornare a casa, allora mi fermavo o a bordo campo o dietro alla palestra di danza, e il libro si scriveva da solo. Cioè io poggiavo la penna sul foglio e scoprivo dei personaggi nuovi che spuntavano e non sapevo da dove, caspita, da dove venissero. Ma questo qua non c'era prima. Sarà che sto vivendo anche un'altra vita precedente, insomma, non si sa mai, non si sa mai. Tu mi dicevi, per l'appunto, l'hai scritto mentre aspettavi tuo figlio, perché comunque hai tra l'altro questo rapporto meraviglioso con lui, e forse insomma anche questo, no, ti porta un po' anche questo, avere questo rapporto, vivere questa vita così intensa, questa pagatezza forse, no, anche familiare, non so, anche questo forse ti aiuta alle volte nella creazione, oppure diciamo, no, prendi uno... anche degli spunti. Sì, diciamo che uno dei personaggi è ispirato a mio figlio, però non vi dico quale. No, assolutamente non lo dire. Anche perché ci vuole un po' di suspense, dobbiamo incuriosirci un po'. Non hai scritto solo questo, in realtà tu hai scritto una marea di cose. Sì, mi diverto a scrivere, è una cosa, diciamo, che mi fa stare bene. Per cui ho partecipato a varie antologie che sono andate a sostegno, una di un canile dalle nostre parti, il cangatile di Naturno, Plaus, che è storia d'amore per gli animali. E l'altro è a favore delle pereras, dei calgos che vengono salvati dalle pereras spagnole, per cui per l'associazione Confido in te. Per il canile ho scritto anche la prefazione oltre a una storia, e sono state due collaborazioni stupende perché abbiamo contribuito in vari autori, 10 in un caso, 20 nell'altro caso, a titolo assolutamente gratuito, in modo che le entrate andassero a sovvenzionare queste cause che sono assolutamente ottime. Assolutamente necessarie. Sì. A chi dedichi il libro? A mio figlio. Grazie Karin Bertagnolli, e a questo punto a presto. A presto. Morsa.